Lautaro Martinez batte tutti, questo è il titolo della gara della Reti tra Salernitana ed Inter, perché Lautaro ne fa 4 dalla panchina ed è il primo giocatore di Serie A ad aver siglato 4 gol subentrando in una gara. E poi ci sarebbero tante statistiche da aggiornare su questo grandissimo campione, lo faremo naturalmente con la nostra redazione. E poi il Milan che riesce a battere, a stendere la Lazio soprattutto nel secondo tempo, e sono proprio le due milanesi che rimangono in testa alla classifica, con un Napoli che ne fa 4 a Lecce, ma continuano un po' di polemiche su Victor Osimhen che non esulta al momento del gol. Dobbiamo raccontarvi, ragione Ivan, ti chiedo di mostrarmi fra pochissimo anche le statistiche della gara della Reghi. Abbiamo iniziato subito carichi, perché è normale che sia così dopo uno scossone incredibile targato Lautaro Martinez. La piazza della Salernitana lui la conosce molto bene, ha provato a spiegarci i match di questo pomeriggio, ovvero Lecce-Napoli, ma anche Milan-Lazio, ed è qui per tutti i commenti. Mister Roberto Breda, ben trovato. Comunque quest'oggi abbiamo visto delle belle gare, vi ricordo che ci saranno i gol fra pochissimo per poterli commentare insieme, quindi rimanete con noi, con la nostra redazione che è pronta a elaborare tutto quello che è successo in questo pomeriggio sera veramente incredibile. Poi ci sarà anche il nostro notiziario per poter seguire tutti gli aggiornamenti, e ci sarà il nostro Tancredi Palmeri, che già vedo nel nostro monitor in bassa frequenza, mi fa molto sorridere, infatti sta facendo welà perché mi sente, ma nel frattempo sta sistemando la camera. Sia i risultati delle avversarie, ma anche i confronti che avranno le italiane in Champions nei prossimi giorni, tra martedì e mercoledì, perché Valeria non ci si ferma mai, le scelte di Inzaghi sono state obbligate anche rispetto ai giocatori che ha a disposizione, perché non ha Arnautovic e ha posizionato lì davanti Thuram e Sanchez, l'abbiamo detto, due giocatori che possono fare la seconda punta, nessuno dei due è una prima punta vera e propria. Insomma, Lautaro ha cambiato la gara, ma Inzaghi comunque nella sua rotazione ha fatto bene. Pomeriggio con il mister, io dopo aver visto anche i gol, perché ve lo ricordo, fra pochissimo avremo i gol, poi ci affacceremo anche alla giornata di domani con le parole di Mourinho in conferenza stampa, le parole di Allegri, quelle di Gasperini, le scelte dei mister di formazione. Però dicevo, vorrei affrontare con te un argomento dei social, perché ne parliamo sempre, se ne è parlato tanto in settimana con il profilo TikTok del Napoli, con Osimhen il fratello, con le sue storie Instagram, rispetto ad una piazza ingrata nei confronti di Immobile per delle prestazioni, diciamo, non ad altissimi livelli delle ultime partite, e poi Osimhen e poi tanti altri che si fanno sempre un po' dirottare da quella che è l'opinione social. Dopo ne dobbiamo parlare, perché ancora una volta, insomma, anche la mentalità di un campione vincente, ad esempio come Victor Osimhen, può essere messa a dura prova da determinate circostanze, e forse non dovrebbe essere così, però dopo ne parliamo. Hai sicuramente qualche altra dichiarazione? Sono mai facili, figuratevi, con degli avversari così, e noi ve le racconteremo con i nostri live qui su Sport Italia. Chiedo a Tancredi di aspettare ancora un attimo, perché poi dobbiamo parlare anche di Milan, e adesso guardiamo tutti i gol che il Milan ha fatto alla Lazio, con un Maurizio Sarri arrabbiatissimo per i calendari. Ogni settimana ci ripete sempre questa cosa, però noi la riportiamo. E tra l'altro dobbiamo verificare anche con la redazione di Napoli, quindi chiedo anche a Manuel un aggiornamento su questo. Ci segnalano Cannavaro già preallertato per la Salernitana, però mister, tu avevi detto la prestazione sul campo, manda sempre un messaggino anche tu. Ci guardiamo i gol, redazione, scusate, siamo andati un po' lunghi, ma questa puntata è un po' matta, sta andando, è colpa di Valeria, io faccio così. Il poliedrico Ivan Fusto ci ha raccontato che cosa è successo in questo pomeriggio sui campi, e poi, come vi diceva anche Ivan, questa sera appuntamento con il notiziario per vedere che cosa è successo alla Reghi tra Salernitana e Inter. Lo sappiamo, 4 gol di Lautaro che significano aggiornare tutte le statistiche, un grandissimo campione, un grandissimo leader, come ha detto anche lo stesso Simone Inzaghi nel post gara. Ma potrebbe vacillare la panchina di Paolo Sosa? Lui risponde così: non si sente a rischio, mi sento più capitano, ancora più capitano di questa nave. E poi certe voci fanno parte un po' del mondo del calcio, come diceva anche prima mister Breda qui in studio, quindi insomma Sosa che comunque potrebbe andare via, sì no, quello che riusciamo a raccogliere dalla nostra redazione, se da un lato sembra preallertato Cannavaro. Abbiamo ascoltato Sarri, spazio ad un altro allenatore, Mourinho oggi è stato molto chiaro in conferenza stampa: io qui sto bene e continuerò a rimanere qui fin quando poi la proprietà non mi dirà di andare via. È stato molto chiaro anche sulle offerte che ha ricevuto, ma lui ha deciso di rimanere a Roma. Ascoltiamolo. E ancora consigli per qualche pronostico ce li danno i nostri amici del Bilab.
Abbiamo corso perché c'è la partita, ci sono le grandi esclusive di Sport Italia, noi ci ritroviamo domani con i live di Serie A e anche con i commenti alle 23, sempre qui sulla TV dello Sport. Tutto gratis. Buonanotte.